ricerca scientifica, quanto è importante tutta la ricerca pura, quella che ha esiti imprevedibili. Le autorità. È un tema fondamentale. Sì. È stata la frase più bella. Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Ha inizio la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, il suo direttore, il professor Stefano Ruffo. La SISSA fu fondata con decreto del Presidente della Repubblica nel 78, con lo scopo, cito, di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica preparando laureati alla ricerca avanzata pura ed applicata e dall'insegnamento universitario nel settore delle discipline fisiche e della matematica, specialmente per i provenienti dai paesi in via di sviluppo. Aperta alle collaborazioni internazionali, la SISSA accoglie oggi studenti, ricercatori e docenti di tutte le nazionalità, di qualsiasi credo religioso e ideologia. La sua azione si ispira alla fratellanza intellettuale veicolata dal linguaggio universale della scienza. In SISSA regna un clima di scambio non solo di conoscenze e di idee in ambito scientifico, ma anche di scambio culturale, grazie alla presenza sia di professori sia di dottorandi di diverse nazionalità, che rappresentano un unicum in Italia. Signor Presidente, il nostro motto sono i versi di Dante: «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Il nostro simbolo è Ulisse sulla nave in mezzo al mare. Motto e simbolo riflettono pienamente il nostro impegno. Noi siamo questi. Ora sta al Paese fare in modo di non lasciarsi sfuggire gli eventuali talenti che da qui, come da altre istituzioni, possono uscire. Sarebbe difficile poter trovare parole migliori, quelle di Dante, per definire l'importanza della preparazione e della competenza in qualunque ambito e settore della vita e della società. E l'importanza del riconoscimento delle risultanze scientifiche contro ogni tentazione di contrasto, di rifuggire dai risultati della scienza. L'importanza di selezionare i più meritevoli, avendo cura di non discriminare e di dare a tutti le stesse opportunità. Qui vorrei ricordare che io sono qui grazie a un sistema educativo pubblico e grazie al merito. Mia famiglia era umile e mia madre semi analfabeta. Scusate l'emozione. Einstein lo dice con molta chiarezza: se noi vogliamo dei buoni scienziati, ha scritto delle pagine sulla scuola meravigliose, e li specializziamo da bambini, noi commettiamo un errore enorme. Noi uccidiamo il futuro della ricerca scientifica specializzando i nostri ragazzi. Il compito di un buon professore oggi è di far capire ai nostri studenti che non ci si iscrive in una scuola superiore per prendere un diploma, non ci si iscrive all'università per prendere una laurea. La scuola e l'università sono delle occasioni che la società ci offre innanzitutto per diventare migliori, per imparare a conoscere, per imparare a esercitare la nostra passione e la nostra curiosità. La curiosità è la linfa vitale della ricerca scientifica, così come lo sono la libertà, l'inventiva, la tenacia mista all'intuito. La storia popolare della scienza è piena di aneddoti classici della cosiddetta serendipità, cioè della scoperta accidentale di quel fenomeno per cui gli scienziati stanno cercando qualcosa e trovano tutt'altro. L'elenco delle scoperte serendipiche documentate è davvero lunghissimo e tocca anche tecnologie che oggi sono diventate essenziali per la nostra vita quotidiana. Ma quali sono le condizioni che favoriscono le scoperte serendipiche più promettenti? Perché la serendipità non è puro caso, non è pura fortuna. E inoltre contano molto l'ambiente di apprendimento, il contesto di ricerca come questi della SISSA. Anche la collaborazione in reti di scienziati la rende molto più probabile. Se capiamo le circostanze in cui la serendipità fiorisce, possiamo promuoverla con misure e fondi adeguati. Quindi, se vuoi lo sviluppo di un paese, finanzia la ricerca pura, perché da lì verranno le grandi sorprese. La libertà della scienza e della ricerca, che non soltanto non tollera confini, come qui è dimostrato, ma la libertà della scienza e della ricerca
che sono che rifugge addirittura la ricerca dagli stessi schemi con cui la singola ricerca viene avviata. È una piena dimostrazione di libertà della scienza e della ricerca scientifica. La ricerca che è finanziata oggi è una ricerca che viene definita ricerca applicata, ricerca finalizzata, ricerca le cui domande sono dettate sempre e comunque dal mercato o da specifiche esigenze o dalle urgenze del presente. Il presente è infatti la parola dominante dei nostri giorni, siamo tutti schiavi del presente, tutti quanti incapaci di avere una visione a lungo termine, di immaginare un futuro che non sia appunto domani. La domanda che quindi vi pongo oggi e che continuo a porre è sempre la stessa, cioè vi chiedo se sia giusto sacrificare la conoscenza e i benefici a lungo termine che ne possono derivare in nome delle urgenze dell'immediato. La scienza, dicono, ha bisogno di tempo, tempo per pensare, discutere, confrontarsi, sbagliare e ricredersi, tempo per digerire i risultati dei nostri esperimenti prima di comunicarli. E continua, non possiamo dirvi continuamente cosa significa la nostra scienza o a cosa servirà, semplicemente perché non lo sappiamo ancora, perché abbiamo bisogno di tempo. E questa è la cosa. Quando uno fa una domanda a cosa serve, è una domanda sbagliata, perché spesso il servire serve solo e soltanto a ridurre tutto questo a un beneficio di tipo economico e non un beneficio di tipo spirituale. Nei Promessi Sposi, Alessandro Manzoni, all'inizio della storia di Fra Cristoforo, ci rammenta che le chiese non erano un tempo luoghi di asilo inviolabile. Ecco, una sorta di sacralità dovrebbe contrassegnare anche i luoghi di ricerca e di studio, le accademie, le università, che sono incompatibili con la violenza da qualunque parte provenga. La libertà della scienza e della ricerca è un elemento fondamentale per la crescita dell'umanità. L'ultimo grado del sapere consiste nel conoscere che tutto quello che noi cercavamo era davanti a noi, stava tra i nostri piedi. È il voler sapere che ci ha impedito di saperlo e di vederlo, è il cercarlo che ci ha impedito di trovarlo. Quante scienze, quante arti, quante discipline intentate, quante istituzioni fatte o politiche o morali o religiose per riscoprire la nostra origine, i nostri destini. Non c'è nulla più filosofico che parlare del senso della conoscenza, quella conoscenza che fa andare avanti l'umanità, appunto, che ci fa riflettere, particolarmente se vissuta come qui avviene, da contributi di ogni nazionalità e di quanto siano sconsiderate e prive di logica e di senno i contrasti e le contrapposizioni nel mondo. Far crescere la conoscenza attraverso la ricerca è di appunto fondamentale importanza. Qui si cerca di accrescerla. Grazie per quello che fate.